Nei diari puntini, Benito Mussolini, ormai caduto, racconta di quando tornò da Feltre, aveva appena incontrato Hitler. Ve ne leggo un brano. Quando l'aeroplano del Führer partì, decollai anch'io, facendo rotta direttamente su Roma. Vidi una grande e densa nube che offuscava l'orizzonte. Era il fumo degli incendi della stazione del Littorio. Centinaia di vagoni bruciavano, le officine distrutte. Lo stesso spettacolo al deposito locomotive e al quartiere San Lorenzo. I danni apparivano immensi. Scesi all'aeroporto di Centocelle, dirigendomi a Villa Torlonia, rimontai un'immensa fiumana di gente che a piedi e con ogni veicolo si dirigeva verso la campagna. La città aveva un aspetto buio. Nei giorni successivi mi recai a visitare alcuni dei luoghi più colpiti, ma ordinai che non se ne parlasse sui giornali. Ci pensò il New York Times, il giorno dopo quel 19 luglio del 43, a descrivere che cosa era successo a Roma. Fu la più grande, la più massiccia azione di guerra del teatro, chiamavano così, il teatro del Mediterraneo. Chi vi parlerà tra poco, il professor Portelli, vi racconterà esattamente come andarono le cose di uno degli eventi più drammatici della storia di Roma. E soprattutto vi spiegherà quali erano le questioni strategiche legate alla scelta di bombardare Roma. A cosa pensarono gli alleati? Perché Roma era tante cose, ma era soprattutto due cose. Era la capitale di un paese alleato con il Reich ed era il centro della cristianità, la sede del Papa. Di quei giorni ci restano alcuni ruderi che ancora si possono vedere a San Lorenzo, la memoria degli abitanti del quartiere che ancora ricordano quello che accadde e delle fotografie incredibilmente nitide, incredibilmente belle che vedrete tra poco, perché su quei bombardieri americani c'era il meglio del fotogiornalismo americano. Erano foto bellissime, ma noterete anche un'altra cosa insieme alla perfezione di queste fotografie, il punto di vista. Il punto di vista dall'alto. Quello fu il primo racconto di un conflitto con un punto di vista dall'alto. Vedere dall'alto si perdono un sacco di cose, si perde il formicolio di quello che accade, la gente che vive vicino ai cosiddetti bersagli sensibili. Noi questa sera cercheremo di riabbassare lo sguardo e di raccontare le miserie della guerra. Vorrei dirvi un'ultima cosa sul relatore, sul professor Alessandro Portelli. Insegna la Sapienza, insegna letteratura anglo-americana. Per molti, ed è comprensibile, è molto difficile conciliare una memoria così dolorosa che arriva direttamente da quel paese con l'amore per l'America. Ma l'America che ama il professor Portelli è quell'America che è difficile non amare. È l'America di John Steinbeck, di Upton Sinclair, Martin Luther King, Spike Lee, Clint Eastwood, Bruce Springsteen, Bob Dylan. Insomma, quell'America che non guarda le cose dall'alto della sua infinita potenza, ma è quell'America che sa abbassare lo sguardo. Signore e signori, il professor Alessandro Portelli. Beh, grazie. Io comincerei con un racconto. Questa signora si chiama, spero, Maria Ida Galloni, abitava a San Lorenzo. La sera prima del 19 luglio eravamo pronti per essere sfollati. Mio padre era militare, ci aveva detto che aveva visto certi bigliettini che bombardavano, e noi, pronti con le valigie, erano, mi ricordo, le 10:30, 11, il tempo di avere le valigie, e siccome la casa di San Lorenzo, dove ancora abita mia mamma, ha un corridoio lungo, sentire le bombe cadere e sbattere da una parte all'altra, e quindi le valigie sono rimaste lì, e noi siamo scese, e fortunatamente non abbiamo fatto in tempo a arrivare nel rifugio del palazzo accanto. E siamo scesi nello scantinato degli appartamenti del piano terra, ci siamo rifugiati lì tra una parete e un'altra, solide o meno, si sentiva puzza di gas, e a questo palazzo, quello coi rifugi, cadde una bomba al centro, dove c'erano le cantine e i rifugi, e noi ci siamo salvati perché non ci siamo potuti arrivare. Si vede che non era destino. 3 ore di bombardamento.
E mia madre, che nel periodo delle incursioni ci aveva il terrore, si sentiva male, non riusciva a connettere. E invece quel giorno evidentemente il Signore aiuta, dà una forza superiore. E c'era una signora che invece diceva, ma se veramente dovesse succedere un bombardamento, ma lei come fa? Questa persona era diventata di pietra, appoggiata al muro, e per tutto il tempo con i figli abbracciata non è riuscita a muoversi. E mia madre invece, che dallo scantinato saliva su al secondo piano a casa a telefonare a mia zia che stava a Monte Sacro. Io, le stai tranquilla che appena ci possiamo muovere ti veniamo a prendere. Ma chi ci veniva in quel macello? E vedere gente portata in tutte le condizioni in questo androne del palazzo, buttati là per terra, chi li portava fuori, vedevi le persone che il bombardamento le aveva prese per strada. Uscite per avviarci a piedi, a passare da Via dei Reti, dove c'era il carcere minorile, e quindi c'erano sti bambini, ragazzi, montagne di grida, palazzi caduti. E io mi ricordo, camminando su tutte queste cose, un cavallo morto. Ho ancora l'impressione a vedere sto cavallo morto. La storia militare, in realtà non ve la racconto anche perché non è che la so poi tanto bene. E comunque quello di cui vorrei parlare stasera è come questo evento, questa giornata e le giornate che ne hanno fatto seguito, gli altri bombardamenti a Roma e i bombardamenti che gli hanno fatto seguito nel corso del tempo e della storia, beh, hanno costruito un problema di senso, un problema di significato e un problema, come dicevamo, di sguardi. Brevemente, i dati sono quelli che sono stati appena detti. Sono state gettate su Roma quel giorno 1.000 tonnellate di bombe. Era il più pesante attacco aereo fino allora realizzato nel teatro di guerra del Mediterraneo. Durò circa 3 ore. Ci parteciparono oltre 500 bombardieri americani scortati da aeroplani inglesi. E fu diretto contro lo scalo ferroviario di San Lorenzo. Queste sono le fonti americane, le fonti alleate, contro lo scalo ferroviario di San Lorenzo, contro gli aeroporti e contro altri obiettivi di rilevanza militare, industrie di munizioni e palazzi governativi, incluso il Ministero della Guerra. E, aggiungerei io, incluso il palazzo dove abitava la signora Maria Pia Galloni, la città universitaria, il Policlinico, la Basilica di San Lorenzo. Come abbiamo sentito, il regime fascista non sa che pesci pigliare, perché da una parte scatena l'indignazione, la propaganda contro la violazione della sacra città di Roma, sacra per tante ragioni, ma sacra anche come centro della Chiesa Cattolica. Dall'altra, e quindi insiste sulla gravità, ma sulla gravità simbolica del gesto, perché invece attenua la gravità effettiva. Il primo bollettino ufficiale ammette, dopo pochi giorni, 717 morti e 1.600 feriti. Se voi adesso andate a Villa Mercedes, a San Lorenzo, c'è un bellissimo monumento di Luca Zevi, dove ci sono almeno 1.800 e rotti nomi di persone morte quel giorno. E non sono tutti. E vorrei anche ricordare, Roma è una delle città relativamente meno colpite in Italia. Altre città più grandi e più piccole, Foggia, Treviso, Terni, Torino, Milano, Bologna, Napoli, hanno subito anche peggio. E vorrei ricordare, per darci una misura, che i morti alle fosse ardeatine furono 335. Ora, il problema è proprio questo. Chi lo racconta e chi lo guarda? No? Perché il bombardamento è un evento contemporaneamente materiale, è più materiale del bombardamento, insomma è difficile immaginare qualcosa, ma anche un evento semiotico, un atto di comunicazione, è un messaggio che dall'alto scende verso il basso ed è una, in qualche modo, una straordinaria metafora della narrazione della storia. La storia da che punto di vista la raccontiamo? La raccontiamo dall'alto, la raccontiamo dal punto di vista dei gruppi dominanti, dal punto di vista delle grandi strategie globali. Dall'alto si vede molto più lontano, si vede molto di più. Ora raccontiamo dal basso, dove si vede molto da vicino, però si vede anche il sangue e la polvere. E proviamo a guardare un po' di queste immagini. Abbiamo un brevissimo video che abbiamo costruito proprio montando l'alternarsi dei punti di vista. Se riusciamo a metterlo in movimento, voi vi accorgerete un po' una che allora
controordine, lo vediamo dopo il video. Allora, ora, quello che noi abbiamo è proprio questo elemento. Abbiamo questo dato per cui chi racconta vede cose diverse a seconda di dove si trova. Uno dei piloti alleati che parteciparono al bombardamento su Dresda, per esempio, dice: «Mi dispiace di non poter dire di più, ma quando sei in una situazione di quel genere non osservi molte cose». E dall'altro abbiamo sentito il racconto della signora Galloni. Perché il problema che si pone quando la storia ti piomba dentro casa sotto forma di bombe è: ma che senso c'ha? Che senso ha? Perché io? Che c'entro io? Perché c'è un passo bellissimo di un grande romanzo sui bombardamenti, Mattatoio 5, di Kurt Vonnegut, dove a un certo punto c'è un generale che dice a uno che era stato sotto le bombe: lì sul terreno forse avevate sentimenti un po' confusi. E lì sul terreno, effettivamente, per riprendere una frase usata dalla signora Galloni, lì sul terreno era un macello. E guarda caso il titolo del libro di Vonnegut è Mattatoio. No? È un macello, nel racconto della signora Maria Pia Galloni, sia metaforicamente, confusione, caos, dice chi ci veniva in quel macello, ma sia letteralmente un mattatoio, perché c'è questa immagine straordinaria del cavallo morto, ed è un'immagine che noi continueremo a ritrovare. È successo proprio in tutte le narrazioni, no? È successo che qua era un macello, tutti morti, figlia mia, via fanfulla da Lodi, era un disastro, tutto per terra, la paura, non si poteva passare, dovevi passare sopra i morti. Rosario Bentivegna, che fu poi un protagonista della Resistenza romana, era un giovane studente di medicina e stava al Policlinico e parlava del disastro nella città e dice: era quel macello in cui avevo immerso le mani cercando di curare i feriti. E altri ancora. Camminando sulla via Caselina era pieno di morti, di qua, di là, come cartacce buttate, tram rovesciati, cavalli morti, i corpi mutilati delle vittime del bombardamento. Io mi ricordo, davanti, vicino San Felice, fu colpito un cavallo. Come cascò sto cavallo morto sopra la gente, coi coltelli, tutti a farsi pezzi di carne, perché la fame era tanta. Per strada, sulla Prenestina, c'erano morti, le bestie, i cavalli, tutti sventrati. E il povero papà mio diceva a mia madre: girati di qua. E mamma si girava di là e vedeva cadaveri. Si girava di qua e vedeva bestie. Questo fu il primo bombardamento a Roma. Mi sono trovato dentro questa osteria, un sacco di gente, a Piazza del Pigneto c'era Gondrand, quello che faceva i trasporti coi cavalli, e c'erano i cavalli morti per terra. Si faceva all'epoca i trasporti coi cavalli. E un'altra persona racconta di una bomba che taglia di netto la testa a una persona. E dice: tra me e me pensai, ci avevi ragione che eravamo carne da macello. Però a me non mi stava bene. Tante volte te lo senti, quello diceva: siamo carne da macello. E ci avevi ragione, cari, carne da macello, più macello di così, senza testa, tutto sto muro che ti è venuto addosso. Poi l'abbiamo detto alla moglie, e è successo quello che è successo. Cioè cartacce, animali, oggetti. Un altro narratore parla di corpi come burattini. No? Totale sensazione di una mancanza di senso. E da sotto l'immagine della distruzione, delle macerie, delle persone sotto le macerie e l'immagine della morte. E sentiamo una voce, almeno una voce la sentiamo. Questo signore di cui sentiamo la voce si chiama Gianfranco Capozzi. Vidi un cavallo con le zampe per aria, che sprizzava sangue da lontano, perché sprizzava sangue da tutte le parti. Era stato mitragliato, credo da Clerchebolo, che era Clerchebolo di ieri, mitragliato, e poi mio padre a scavare lì vicino, dove si sentiva, lo sentivo pure io queste parole, adesso le ripeterò, sono un po' dure, di una nonna con un bambino che lei proteggeva. La nonna poi morì e si sentiva solo suo bambino che gridava di essere portato fuori, mio padre a scavare con le unghie insieme ad altri. Poi siccome doveva correre dalla sorella, insomma, andammo poi via, e poi dopo lesse sul giornale che è morto sia la nonna che il nipote insieme ad altri. Insomma, ecco. Questa voce ce l'ho qua, nelle orecchie, in romanesco, che diceva questo bambino:
Sono stati gli americani di mortacci loro, mi scusi il termine, sono stati gli americani di mortacci loro, questo ragazzino. Poi è morto. Ecco, questo intreccio di disperazione, risentimento e tentativo di capire che cosa sta succedendo. E nel video che adesso guardiamo, c'è stata una cosa che io cercavo e non ho trovato. Cercavo qualcuno che guardasse in alto. Cioè, così come noi vedremo gli aerei che guardano in basso e non si vede nessuno, vedremo che anche le persone sotto non guardano in alto, guardano in basso, perché quello che stanno cercando di capire non è tanto che cosa avviene su in cielo, ma che cosa sta avvenendo sulla terra. E vedete anche, se possiamo partire adesso finalmente con questo video, e vedete anche un inizio di questa operazione in cui l'astrazione è un pezzo di carta, la carta geografica, cioè non è neanche la fisicità della città che adesso abbiamo visto, no? Senza persone, con soli edifici e queste bombe come messaggio che vengono mandate, ed ecco che il messaggio arriva. Ed ecco dopo un po' che le persone cercano di vedere che è successo, questo gesto di scavare nelle macerie, no? E questo muoversi senza esattamente vedere questa scena, non è chiarissimo dov'è che la gente sta andando, senza direzione, perché non si capisce che è successo, perché c'è il macello, perché c'è il caos, perché i riferimenti, il senso sono venuti meno. E questa è diciamo, l'immagine che noi abbiamo. E tuttavia, la contemplazione del macello, la contemplazione del caos non basta. Perché vedete, la cosa di cui io vorrei parlare non è tanto quello che è successo, ma come la nostra città e come il quartiere di San Lorenzo e come noi abbiamo cercato di capire che significava, come abbiamo costruito memoria. Perché vedete, la memoria non è che è solo registrazione, archiviazione di informazioni, di dati. È un lavoro incessante di interpretazione, di reinterpretazione, di riorganizzazione dei significati. E allora, io vorrei partire a ragionare sul lavoro della memoria partendo da due testi che sono presenti nel quartiere di San Lorenzo. Anzi, prima ancora da due lapidi. Da due lapidi. Che sulla porta di San Lorenzo, a Piazzale Tiburtino, non so se ci passate, dove comincia via Tiburtina, no? Ci sono un sacco di lapidi. Ce n'è una molto grande, ed è una lapide che è stata messa lì dall'AMPI, dall'Associazione dei Partigiani, e dice: in memoria dei morti nel bombardamento del 19 luglio 1943, vittime della guerra fascista. Poi tutti intorno ci sono piccolissime lapidi che sembrano come degli ex voto, messe lì da familiari, da vicini, in ricordo di singole persone. E ce n'è una che a me mi ha colpito perché dice: Paolo Morganti, morto il 19 luglio 1943, anche per te, no al patto atlantico. Che è una straordinaria ambivalenza tra, appunto, la guerra che è appena finita e la guerra fredda che è appena cominciata, le guerre che continueranno. Ed è questo passaggio tra la guerra guerreggiata e la guerra fredda, le guerre future, che inciderà, poi ci torniamo, sulla memoria. E San Lorenzo poi ci dà altri due testi di grande importanza. E uno è una grande scritta che poi vedremo, che c'era su alcuni palazzi di San Lorenzo. E la grande scritta è Eredità del fascismo. Ed è la scritta che risponde a una visione ampia, a una visione della storia, a una visione di che chi ci ha portati in questa guerra, che coincide con la frase della lapide dell'Ampi. No?
Ed è l'espressione di quella coscienza democratica, antifascista, che ha caratterizzato da sempre il quartiere di San Lorenzo, che è un quartiere, ricordiamo, il cui mito di fondazione è il mito della resistenza ai fascisti già nel 1922. Quindi questo è uno dei testi che San Lorenzo ci offre. L'altro testo è una storia che è riferita in tre righe nel bel libro di Cesare De Simone sui bombardamenti a Roma. Il libro si chiama 20 angeli sopra Roma. Dice: le donne di San Lorenzo raccontano anche di un pilota negro la cui bomba ha preso in pieno un rifugio dove sono morte tante persone. Chissà se è il rifugio di cui parlava la signora Galloni. Quando rientra dalla missione e viene a sapere del fatto, muore di crepacuore. Ora, non è detto che questa cosa sia vera, anche perché in quella fase piloti neri sui bombardieri non ce n'erano, almeno in quella missione. Ma vedete, quando si costruisce una leggenda, quando si costruisce una storia in parte immaginaria, e quando questa storia comincia a circolare, allora questo vuol dire che è carica di senso, che dice qualcosa, no? Perché la storia continua a girare, no? Continua a girare, ci sono queste storie che ti dicono, persino mia madre mi diceva, perché erano ubriachi quelli, la storia che i piloti erano, non erano cioè in pieno possesso delle proprie facoltà, perché se fossero stati in pieno possesso delle proprie facoltà, chissà, forse non lo facevano. O c'è un'altra signora che mi manda un'email e mi dice: la mia mamma ricorda quando durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani bombardarono Roma, città aperta. In realtà Roma non era ancora città aperta, non lo è mai stata, fra l'altro, mai riconosciuta come tale. Il governo Badoglio proclama Roma città aperta un mese dopo il secondo grande bombardamento del 13 agosto. E dice questa signora: il cimitero del Verano, poiché pensavano che vi fossero delle basi militari tedesche, un Bepi o Pippo americano, Pippo è una presenza leggendaria nei racconti sulla guerra, è un aereo ricognitore di cui si dice che la sua apparizione preparava i bombardamenti. E questa storia di Pippo, c'è un libro di Cesare Bermani, Spegni la luce che passa Pippo, no? È una storia che gira in tutta Italia. Qui questa signora usa Pippo solo come antonomasia per i bombardieri, e dice: Pippo americano di origine italiana, pilota di un B-29, sganciò le sue bombe come fecero gli altri, ma una delle sue forse fu quella che cadde sopra la clinica di Sant'Anna, provocando delle vittime. Tutte le cliniche di Sant'Anna del mondo sono specializzate per le partorienti, proprio come quella di Roma, poco lontana dal quartiere di San Lorenzo, accanto al viale della Regina Margherita. Non si sa come il Pippo in questione lo seppe al suo rientro in aeroporto nel sud della Sardegna. Sembra che il nostro fosse stato rimpatriato poco dopo, perché considerato bisognoso di cure, in quanto non riusciva a liberarsi dal rimorso di essere responsabile della morte di bambini e neomamme. Ecco, vedete, qui abbiamo due racconti, no? Uno storicamente vero, colpa del fascismo. Un altro culturalmente vero. Cioè, se avessero saputo, se da quegli aeroplani dove non ci vedevano, avessero visto cosa ci succedeva là sotto, gli si sarebbe spezzato il cuore. Quindi il primo racconto fa parte della grande narrazione della liberazione nazionale, dell'antifascismo, della democrazia, cioè un racconto che è fondante per questa Repubblica. L'altro ne parla in termini di follia, di mancanza di senso, no? E il problema è come facciamo a tenere insieme queste due narrazioni, conflittuali e però entrambe necessarie, entrambe su piani diversi, vere. Come teniamo insieme il quadro ampio della coscienza storica, che è un po' come guardare dall'alto, no? C'era la guerra, c'era la strategia. E come tenere insieme con il senso immediato della catastrofe. Ma hanno buttato giù casa.
ma hanno ammazzato i vicini. Come fare a tenerli insieme senza negare l'uno per privilegiare l'altro? Perché, ripeto, sono veri tutti e due. E però proprio questa, in un certo senso, una cultura è una macchina che serve a tenere insieme le contraddizioni, no? Serve a permetterci di vivere con l'ambivalenza. Nella borgata San Vittorino c'è un'altra lapide, una lapide che ricorda il giorno della liberazione, il 4 giugno del 44. È dedicata a due donne che non sono passate alla storia. Si chiamano Cleofe e Maddalena Proietti. E la lapide dice: vittime innocenti, dedicata a Cleofe e Maddalena Proietti, vittime innocenti di cannone liberatore. Perché vedete, è vero che quel cannone era liberatore, qui non si tratta mica di negarlo o di sminuirlo. E tuttavia, è pure vero che Cleofe e Maddalena Proietti sono morte, e tutto sommato erano innocenti. Quindi la tensione che si verifica su questi due, su questa ambivalenza, innerva la memoria, e la innerva in maniera complessa. Mi ricordo Antonello Branca. Antonello Branca era uno dei più straordinari registi del cinema militante degli anni 60 e 70 a Roma. Mi ricordo che lo intervistai una volta e lui mi raccontava che abitava a Piazzale delle Province e aveva 7 anni nel 43, e disse e domandò al padre: ma se ci sono venuti a liberare, perché ci ammazzano? E questa è la domanda chiave, è la domanda senza risposta di tutte le guerre giuste, si è detto senza ironia in questo caso, negli altri non saprei, combattute dal cielo, combattute in un'epoca storica in cui da un momento all'altro la guerra si fa contro i civili, in cui muoiono molti più non combattenti che combattenti. Questa è la grande svolta della Seconda Guerra Mondiale e il grande dilemma che questa storia ci lascia. E perché il problema della grande storia è proprio che non è in grado di riconoscere questa domanda elementare, anzi cerca di dimenticarsi che sia stata mai posta. No? È un effetto collaterale in un quadro globale di guerra giusta, di liberazione, di ragione politica. E però in questo modo la nostra narrazione storica cancella una complessità e relega nell'indicibile una corrente profonda, inespressa, di risentimento, di ambiguità, di ambivalenza. Perché tutto sommato la costruzione di senso dipende da come formuli la domanda. Se domandi perché bombardano, ci sono trattati di strategia che spiegano perché. Ma se domandi perché ci ammazzano, la risposta è più complicata. No? E di qui, appunto, gli ossimori, vittime innocenti di cannone liberatore. Perché è vero che quegli aerei, quei cannoni, gli dobbiamo una riconoscenza che ci viene spesso ricordata, ma gliela dobbiamo veramente, erano liberatori. Ma è pure vero che Cleofe e Maddalena Proietti sono state ammazzate. C'è un vuoto lacerante fra queste due verità. Ed è un vuoto che si può provare a colmare nella memoria soltanto manipolando i dati del racconto. Io mi ricordo a Terni questa signora, Maggiorina Mattioli, che mi aveva dato una narrazione assolutamente drammatica della sua esperienza dei bombardamenti, delle ragioni del suo antifascismo che derivava dalla guerra. Però non so com'è che mi venne fatto di fargli una domanda che uno non faceva mai. Io, signora, ma chi era che bombardava? E lei entra in crisi, comincia a balbettare. I fasci, quelli che bombardavano. Le era veramente letteralmente impossibile dire quello che sapeva benissimo, che la responsabilità della guerra era dei fascisti, i bombardamenti l'avevano fatti i nostri alleati. E questo balbettio e tautologia di questa signora, poi tu lo ritrovi continuamente, perché da allora in poi cominciavo a domandare spesso, ma chi era che bombardava? E incontravo afasie, silenzi, contraddizioni. Chi era che bombardava? Erano i fascisti, cioè gli alleati. Che ne so io di che aeronautica era? I tedeschi saranno stati? Non lo so.
Io non lo so. Sai, da sopra venivano le saette, ma dagli aerei non si sa chi è che bombardava. Ah, non erano i nostri. E questo, guardate, è un equivoco molto minoritario. Qua dentro lo sappiamo tutti chi era che bombardava. Ma più diffuso di quanto non si pensi. Per esempio Ascanio Celestini, che conosciamo tutti come uno dei nostri grandissimi narratori, mi racconta che girando nelle scuole delle borgate, l'idea che siano stati i tedeschi è presente. Pietro Barrera, che era segretario generale di questo comune, mi ha raccontato che a Frascati, che l'8 settembre del 43 fu massacrata da un altro bombardamento, c'è un sacco di gente che è convinta che sono stati i tedeschi a bombardare. A Piglio, in provincia di Frosinone, la gente è convinta che il bombardamento dell'8 aprile 44 sia stato in realtà opera dei tedeschi per punire il paese dopo che avevano fatto una prima rappresaglia contro un'azione partigiana. E vedete, questo è un cortocircuito della memoria, perché se il nemico sono i tedeschi, se il nemico sono i fascisti, scatta un meccanismo per cui i cattivi erano loro, i buoni erano quelli che abbiamo sacrosantamente qui a Piazza Venezia accolto con i fiori e con gli applausi e con i baci. No? E questa cosa è di difficilissima gestione nella memoria e nell'immaginario. Un altro modo per conciliare qui è di smontare l'evento e distinguere. No? Cioè, vabbè, spesso i danni non erano involontari, erano danni collaterali, ma soprattutto una distinzione fondamentale che viene fatta. E proviamo a sentire una voce. Ed è la distinzione. Abitavo a quel tempo al quartiere Prenestino, verso Largo Preneste, dove il giorno 19 luglio del 43 decisero di bombardarlo insieme a San Lorenzo. Prenestino e San Lorenzo fecero queste due. Dunque allora avevo 13 anni, del 19 luglio del 43, e papà il giorno avanti aveva ricevuto un volantino che avevano buttato gli americani, che Roma sarebbe stata bombardata. Noi non credevamo, aveva detto andiamocene via, invece non avevamo creduto, e invece verso mezzogiorno e mezzo l'una cominciarono a rafficare sul quartiere, mitragliare e bombardare. Io stavo per strada a giocare, era d'estate, mamma stava a casa. E anche papà stava facendo la barba, perché era ferroviere papà, quindi stava facendo la barba. Uscì da casa, cominciarono a mitragliare. Mi prese per mano a me e papà, abbiamo attraversato la piazzale, ci siamo salvati dal mitragliamento. Mamma è uscita dopo perché ha aiutato una signora che aveva partorito. Ha perso quei preziosi minuti, 20 minuti, un quarto d'ora, quando proprio le raffiche dei mitra hanno mitragliato. L'hanno presa. Ha detto una cugina mia, da aver visto una signora appoggiata per terra, era mamma morta quella, non abbiamo più trovata. Abbiamo trovata dopo nel censimento di tutti quelli che hanno preso senza documenti addosso, fotografati, abbiamo riconosciuto che era lei, tramite il messaggero, allora che... E dai dati dovrebbe essere lei, abbiamo sepolta in un logoro, crediamo che nessun altro si è fatto vivo. Questo signore si chiama Giuseppe Bolgia e c'è una lapide intitolata a suo padre alla stazione Tiburtina, perché mentre sua madre muore mitragliata nel luglio del 43 a Largo Preneste, suo padre muore ammazzato dai nazisti alle fosse Ardeatine il 24 marzo del 44. E la domanda, insomma, tu con chi ce l'hai? E lui dice, beh, hanno fatto la loro parte. Ora, questa distinzione che molti fanno fra le bombe che puntano agli obiettivi militari e qualche volta sbagliano, in realtà sbagliano sempre, ma insomma gli obiettivi militari li colpiscono, e i mitragliamenti, gli aerei che scendono a bassa quota e sparano alle persone. Lucia Ottobrini, che era una partigiana che collaborava con gli alleati, dice... Io l'ho odiati, ci collaborava.
L'ho odiati perché mitragliavano sulla gente. C'era l'ambasciatore inglese alla Santa Sede, Sir Osborne, che scrive al Ministero della Guerra a Londra. Dice, senti, ho appena saputo che la moglie di un altro ambasciatore di un paese neutrale per poco non l'ammazzavano in un mitragliamento durante il raid del 14 marzo, che è un altro dei grandi bombardamenti a Roma. Dice, stava in una strada, neanche tanto vicina alla stazione Prenestina, si ripara nel vano di un portone, un aereo si abbassa, comincia a mitragliare i civili per la strada e una donna che le stava accanto viene colpita e gravemente ferita. Non c'erano civili, non c'era personale né traffico militare. E dice, queste tecniche di attacco non sembrano compatibili, questo è l'ambasciatore inglese alla Santa Sede, queste tecniche di attacco non sembrano compatibili con l'intento da noi professato di bombardare per interrompere le comunicazioni nemiche e anche meno con la rivendicazione di condurre una crociata per la liberazione di Roma. Il comando gli risponde che queste cose non succedono, sarà stato un pilota irresponsabile o un pallottola vagante. Ora, il punto è che i bombardamenti non servono. Tutti i bombardamenti non servono solo a colpire gli obiettivi militari. L'altro obiettivo dei bombardamenti è il morale della popolazione. Scrive Giovanni Sale, che è uno storico gesuita che scrive questa cosa sulla civiltà cattolica. Lui parla dei bombardamenti sopra la Germania, ma vale sempre. Dice... non si parla mai di bombardamento premeditato di obiettivi civili, gli obiettivi ufficiali da colpire sono sempre fabbriche, campi di aviazione, porti, cantieri navali, importanti nodi ferroviari, eccetera. Ma i responsabili militari e politici sapevano bene che le bombe non facevano differenza fra industria e città, tra cantieri e operai, soprattutto quando gli obiettivi da colpire erano volutamente indicati in modo generico. Il fine principale di quegli attacchi aerei era infatti di colpire il numero più alto possibile di civili con lo scopo di piegare il morale della popolazione civile e così spingerla a ribellarsi al nazionalsocialismo e a Hitler. Perché qui nasce una delle grandi narrazioni che informano la politica del tempo in cui viviamo. Cioè la grande narrazione per cui se c'è un popolo oppresso da una dittatura e tu lo bombardi, questo popolo ti ringrazierà. E un po' sì, e un po' no. E la cosa veramente drammatica è che la narrazione di ringraziamento è l'unica narrazione legittima. E la narrazione di disordine, di caos, di risentimento, di ambivalenza è spinta negli spazi dell'indicibile. Indicibile anche perché naturalmente questa era la narrazione fatta proprio dalla propaganda fascista e quindi molto difficile da riconoscere e da accogliere. E tuttavia, come scrive anche Antonio Parisella, uno storico che descrive tra l'altro i bombardamenti su Cisterna, dice qui la gente ha dovuto aspettare un po' di tempo prima di armonizzarsi alla grande narrazione. Per molto tempo la memoria di quello che gli era successo stava in una specie di terra di nessuno, dove quello che loro ricordavano non coincideva con quello che gli si con quello che su un altro piano con quello che era successo. Siamo stati liberati e siamo anche morti. E fra l'altro, vedete, non è che una narrazione è meglio dell'altra. Cioè, non vorrei che noi cascassimo nella retorica per cui lo sguardo dal basso è più puro dello sguardo dall'alto. Lo sguardo dal basso è penetrabile da ogni genere, anche di altri messaggi, di altre ambiguità, ancora più complicate. Perché, per esempio, e com'è che questo pilota viene immaginato come nero o come italo-americano? Beh, la prima cosa che uno dice, benissimo, certo, perché nella nostra cultura c'è l'idea che i neri siano un po' più umani, un po' più dotati di sentimento. Dopodiché tu vai a guardare, e no, è esattamente l'inverso. Ci hanno mandati selvaggi. Cioè, c'è un inquinamento di
di razzismo, che è anche alimentato dalla propaganda del regime, questa propaganda che sempre descrive questi neri disegnati come scimmioni che calpestano la città di Roma, eccetera, ma che trova spazio, perché nella nostra cultura questo rischio continuiamo ad avercelo, come ben sappiamo. E ora il problema è che anche qui la lettura, diciamo, antirazzista, questo era nero e quindi gli è dispiaciuto, e la lettura razzista, ci hanno mandato i selvaggi, non sono incompatibili. Cioè una cultura, appunto, è sempre abbastanza ampia e complicata ad avere spazio per tutte e due. Ma serve a dirci, guardate, non pigliamo per buona nessuna narrazione. Il lavoro che facciamo come storici, come tecnici della memoria, come soggetti politici, come cittadini, è quello di intrecciarle, mescolarle, criticarle e metterle insieme, farle parlare fra loro queste narrazioni. E direi che in questo senso una delle indicazioni forti che ci dà quella lapide quella lapide che dice no, anche per lui no alla NATO, non è tanto il discorso no alla NATO, accanto a quel discorso, appunto, eredità del fascismo, che vorrei che vedessimo un attimo insieme, la cui testimonianza vorrei che la vedessimo un momento insieme. Questo è il Palazzo di San Lorenzo, una foto fatta negli anni 70, all'angolo di Via degli Ausoni. Il problema è questo, che nel momento in cui, appunto, si passa dalla guerra alla guerra fredda, diventa il problema di dire, e vabbè, al fine di liberarci ci hanno dovuto bombardare, che sia su cui poi naturalmente gli storici ragioneranno in che misura era necessario, in che misura è stato fatto, benissimo. Questo discorso diventa in qualche modo un discorso quasi indicibile, perché noi ci troviamo davanti a una situazione in cui è scoppiata la guerra fredda, e allora, diciamo, i governi, chiamiamoli centristi, stiamo firmando il patto atlantico, è certo impensabile che si parli male in qualsiasi maniera degli inglesi o degli americani, o che ci si confronti con questa ambivalenza. A sinistra, naturalmente, lo sforzo necessario in tempi di guerra fredda per comunisti e socialisti di essere legittimati come parte della nostra democrazia passa attraverso la rivendicazione dell'antifascismo. E non a caso la scritta eredità del fascismo sta a San Lorenzo, che è un quartiere a egemonia di sinistra, no? E quindi in qualche modo la difficoltà di prendere atto del fatto che, appunto, come diceva il bambino sotto le macerie, sono stati gli americani, diventa estremamente difficile. E questa ambivalenza, questo equilibrio di racconti viene andare in pezzi. Tra le due narrazioni di San Lorenzo ce n'è una riconoscibile e l'altra no. Il racconto del pilota nero è quasi un'eccezione dentro una narrazione diciamo di riconoscimento delle ragioni di questa vicenda. In un certo senso questa storia del pilota nero, del pilota italo-americano, del pilota che soffre per quello che ha fatto, è il contraltare di un'altra grande storia, che è quella del tedesco buono. Cioè, in tutte le stragi naziste c'è sempre la storia, a volte vera, a volte inventata, di un tedesco a cui gli dispiace e che quindi cerca di evitarlo, e che spesso paga questa sua differenza, la paga con la vita. Ecco, nel senso che in qualche misura in tutte queste vicende tremende di morte c'è forse bisogno di pensare che un altro modo era possibile. E adesso io vi vorrei far vedere, abbiamo davanti la foto di quel palazzo, è una foto del 1978. Adesso vi vorrei farvi vedere una foto di quel palazzo scattata la settimana scorsa.
Vediamo se ci riusciamo. Miracolo, la scritta è scomparsa. Per me questa è una violenza, peggio che se avessero imbiancato un affresco del Rinascimento. Perché se dobbiamo avere... Ah, non stavate dormendo come io pensavo, vabbè. Perché se dovessimo avere una immagine metaforica di che significa cancellare la storia, imbiancare la memoria, eccola. E perché vedete, non è che l'eredità del fascismo non ci sia più, sta sotto traccia. Facciamo finta che non la vediamo, ma ce l'abbiamo intorno. E questa cancellazione, erano due i palazzi di San Lorenzo, in tutti e due è stata cancellata. Questo elemento qui non significa che ci siamo riconciliati con quella memoria. Significa che abbiamo spinto giù nell'indicibile anche la narrazione della liberazione dal fascismo. Che il revisionismo storico ha fatto di noi una pagina, una tabula rasa. E allora, guardate, c'è una frase che gira per il mondo. E questa frase è mai più. Diciamo mai più sulla Shoah. In tutta l'America Latina dicono nunca más sulle dittature in Cile, in Argentina. Ed è abbastanza straordinario il fatto che noi non diciamo mai più sui bombardamenti. Il fatto che sui bombardamenti abbiamo cancellato quella memoria, abbiamo cancellato cosa succedeva alle persone che stavano sotto quelle bombe, abbiamo cancellato forse anche le lacerazioni dei piloti stessi, perché qualche storia di qualche pilota che si è posto qualche problema ne abbiamo. Abbiamo cancellato tutto e continuiamo a bombardare. Perché noi italiani, fra l'altro, abbiamo una storia straordinaria. Siamo tra i pochi paesi che sono stati contemporaneamente bombardieri e bombardati. Il primo bombardamento della storia dell'umanità è stato fatto da un aereo italiano su un oasi in Libia nel 1912. Il più grande teorico della guerra aerea e dei bombardamenti a tappeto era il generale italiano Douai, 1921. A Guernica c'eravamo anche noi. Mussolini, uno dei contributi di Mussolini alla nostra cultura è stato di aver inventato una delle parole più orrende, coventrizzare, per dire quanto eravamo contenti che i nostri alleati avessero raso al suolo la città di Coventry. E allora c'è anche questo elemento. Certe volte, in certi racconti, uno ha la sensazione che l'eredità del fascismo non vuol dire soltanto, appunto, un dato politico, ma vuol dire un dato morale. In qualche modo ce l'eravamo chiamata, in qualche modo ce l'eravamo meritato. E tuttavia, non se l'era meritato la signora Maddalena Proietti e Cleofe Proietti. Forse sì, che ne so, magari stavano in piazza ad applaudire quando è stata annunciata l'entrata in guerra. Ma non c'è la pena di morte per una cosa del genere. Ecco, io credo che questa cancellazione della complessità, dell'ambiguità, sia uno dei modi con cui, appunto, continuiamo a... quando guardiamo in televisione i bombardamenti su Baghdad, vediamo i fuochi artificiali e non vediamo mai che cosa succede alla signora Maria Pia Galloni, Cleofe e Maddalena Proietti, Giuseppe Bolgia e al ragazzino sotto alle macerie, quando ci stanno sotto. Grazie.